moderatamente al rialzo la prestazione del petrolio, che chiude la settimana con un timido più 0,27%. Analizzando lo scenario del greggio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 77,75. Prima resistenza 79,12. In forte ribasso è il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso meno 1,95%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 2,478 con prima area di resistenza vista a 2,544. Andamento annoiato per il Dutch TTF Natural Gas, che chiude la settimana in ribasso dello 0,70%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 31,18. Grande settimana per il grano, che mette a segno un rialzo del 9,05% rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve del frumento è in rafforzamento con area di resistenza vista a 681,74, mentre il supporto più immediato si intravede a 621,78. Brillante rialzo per il mais, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,62%. Tecnicamente, il grano turco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 457,48, mentre il supporto più immediato si intravede a 446,25. Sostanziale invarianza per la soia, che archivia la settimana con un trascurabile più 0,15%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1224,36. Prepotente rialzo per l'oro, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,52%. Lo status tecnico del metallo giallo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2377,7, mentre il primo supporto è stimato a 2326,19. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.